La seconda tappa del Giro d'Italia 2023 partirà da Teramo e arriverà a San Salvo. Per il 7 maggio prossimo Pescara si sta già organizzando. Sì, Pescara si sta già organizzando, c'è un comitato che lavora alacremente proprio per questo appuntamento che è uno dei primi grandi eventi della stagione di Pescara. Stiamo tutti lavorando insieme all'assessore allo sport, al presidente del consiglio Marcello Antonelli, al consigliere delegato Armando Foschi, proprio per rendere la città innanzitutto bella ed accogliente e sicuramente in rosa. E poi stiamo ragionando sul creare, come l'anno scorso, un contenitore importante che possa dare ancora più importanza al giro che passa proprio nella nostra città, anzi che fa tappa nella nostra città. L'appuntamento con il We Love Festival, giunta alla sua seconda edizione, non si può perdere, diciamolo pure. No, assolutamente no. Noi l'anno scorso ricordiamo ancora il grande concerto di Jimmy Sachs che ha portato migliaia e migliaia di persone a Piazza Salotto e ha aperto il Giro d'Italia. E proprio grazie anche al contributo di Jimmy Sachs che il Wheel of Fest è stato riconosciuto alla seconda edizione come un festival di importanza nazionale ed è stato finanziato dal Ministero del Turismo con circa 95.000 euro. Un motivo di grandissimo orgoglio da parte mia che appunto ho ideato questo contenitore che vede accanto ai grandi nomi anche gli artisti locali. Voglio ricordare che abbiamo fatto suonare circa 40 band. Ma si farà o non si farà questo concertone? Ma io mi auguro di tutto cuore che si possa fare un grande evento, un grande concerto, perché tengo tantissimo alla musica e al turismo culturale in genere. Stiamo aspettando però il programma degli organizzatori del Giro d'Italia che appunto ci diranno quali location loro prenderanno e quindi sulla base di questa loro decisione il comune opterà se fare o meno un grande concerto in onore del Giro d'Italia. C'è da dire che l'unica location è indubbiamente Piazza Salotto, una seconda location il comune probabilmente non la prenderà nemmeno in considerazione. Ma in questo periodo a noi piacerebbe Piazza Salotto, in quel periodo soprattutto, perché altri posti diciamo non sono proprio adatti e idonei. Però ecco, aspettiamo ancora il comunicato da parte degli organizzatori e poi decideremo a breve, entro questa settimana, decideremo sulla fattibilità o meno di questo grande concerto.